Allora, voi mi scuserete se appunto vi presento una presentazione abbracciata, purtroppo è saltato la connessione, questo computer non legge il mio PowerPoint che era troppo vecchio, perché i potenti mezzi della sovrintendenza sono un pochino datati, e quindi purtroppo alcune cose che avevo preparato non le potrete vedere e insomma ci cercherò di spiegarci ugualmente. Tanto per cominciare devo premettere, io prenderò sulle spalle ad antenna del Piceno, che sono un argomento molto settoriale, molto archeologico, molto limitato, ma che credo possano così aprire degli spiragli di interpretazione anche di tipo storico. Io in genere mi occupo di Ascoli, dell'Ascolano ed eventualmente del Teramano settentrionale, e il mio punto di vista è limitato a quella zona, quindi in genere parte sempre da lì. E anche stasera parto da lì, perché è da lì che parte la mia, come dire, cognizione del Piceno in qualche modo. Negli ultimi anni ad Ascoli, partendo dallo studio della collezione civica, è emersa la presenza di ben 8 cinturoni pancere. Cinturoni pancere sono questi elementi che vedete in bronzo, molto belli, sono elementi di vestiario femminile e sono molto diffusi, come potete vedere dalla cartina, la cartina quella più grande, sono molto diffusi in Italia. Non sono esclusivi dei milanoviani, ma certamente la maggior parte sono in ambito milanoviano, soprattutto in Toscana e anche a Bologna, dove però sono ridotti in pezzetti nel Consiglio di San Francesco. Dallo studio di questo gruppo di cinturoni pancera, che erano collezionati dal fine dell'Ottocento, ma che non erano mai stati evidenziati, è emersa una realtà molto interessante, perché ho potuto, credo, dimostrare che sono direttamente in relazione con i tipi che venivano elaborati e realizzati nelle Etrurie propria, quindi le zone di Tarquinia, Popolonia, Murcia, eccetera, e quindi che sono una diretta direzione di quella zona, che arrivano, questo tipo di oggetto arriva nell'Alto Teramano, immediatamente sotto il Tronto, attraversando l'Appennino, nella zona del Ternano, dove guarda caso troviamo a Poggio Bustone un cinturone che trova dei confronti diretti con Fermo e con Inzalino, e appunto attraverso la distribuzione di questi cinturoni, attraverso la distribuzione di altri oggetti come i rasoi di tipo Vulci, di cui vedete la distribuzione della cartina in basso per esempio, credo che si possa dimostrare in modo non controvertibile che al Salino esiste un altro nucleo, un altro avamposto villanoviano simile a quello di Fermo e a quello di Verrucchio, che però assieme a quello di Fermo è strettamente collegato con la via meridionale, con quella che poi diventerà la Salaria, insomma, la strada dei Sabini per arrivare a Piceno, invece, come dire, autonomo rispetto ai rapporti più settentrionali che appunto dipendono in gran parte dalla zona di Bologna. È sintomatico per esempio che a Verrucchio praticamente non ci siano cinturoni pancieri di questo tipo, adesso non ricordo se ce n'è uno forse o due, ma tutti gli altri sono una varietà locale che non si trova uguale nell'Etruria propria. Vi invito a notare nella cartina più in basso che i quadratini che indicano appunto i rasoi di Fobucci, sono rasoi rettangolari, i rasoi sono elementi maschili di cui non sappiamo esattamente la funzione, adesso mi scuserete ma non ho avuto veramente tempo di poter mostrarvi tutto, poi vedremo come vedo, che hanno, come vedete, una distribuzione che si concentra intorno al Tevere, arriva attraverso sempre la zona ternana fino al basso, alla zona dell'Ascolano, e poi ne troviamo un altro, come vedete, in alto al Capo Patrie. Una posizione, una distribuzione che non avrebbe senso se non avessero un itinerario adriatico per arrivare al Capo Patrie. Ecco, qui vedete una serie di materiali del Salino che sono estremamente interessanti, perché noi in Salino lo conosciamo poco, tanto per cominciare non conosciamo nessuna delle tombe ovviamente detta, perché tutto il materiale venne acquistato dai contadini, da quello che allora era il direttore e collazionatore della collezione ascolana, della collezione civica, per cui non abbiamo nessuna notizia su come effettivamente fossero fatte queste tombe, che in gran parte comunque verosimilmente, se non tutte, saranno state a emanazione. In queste tombe ci sono insieme tutta una serie di materiali
che rimandano ad ambiti diversi. In basso vedete un cinturone pancera, in alto alla vostra destra vedete appunto il rasoio tipo Gucci, che è assolutamente tipico dell'area emiliano-romagnola, ma che si ritrova, guarda caso, anche nel Salernitano, dove c'è, come sapete, un altro avamposto milano-romagnolo verso il sud. In mezzo trovate due figure. Quella di Schetti è un tipo di figura che si trova specificatamente in Etruria, quella invece più frammentaria, che noi chiamiamo tipo a ponticello, perché in realtà forma una sorta di ponticello. Sì. Quello invece a ponticello è un'area tipica, è una figura tipicamente meridionale, quindi la troviamo dal Salernitano in poi. Però la troviamo anche nel Lazio, non ricordo se anche nel Ternano un esemplare, ma non mi sembra. La sicula che vedete in alto è un indizio di quanto fossero a largo raggio i rapporti di un'area come l'Ascolano e l'Alto Teramano, che di cui noi oggi non riusciamo a vedere un particolare interesse. La sicula trova un confronto specifico a Barnes, che sta alla base della Danimarca. Quindi attraversavano praticamente questi rapporti tutta l'Europa, naturalmente passando lungo o attraverso l'Adriatico. In quest'altra diapositiva vedete alcune figure sempre che si trovano tra non solo nel Salino ma anche nella zona dell'Ascolano. La grande figura a spirali, è una figura cosiddetta a occhiali, è di un tipo molto specifico, è fatta in tre pezzi. Fa parte di un corredo di Montefrandone che io non vi posso mostrare se è saltata la diapositiva. È un corredo sfarzoso per essere un corredo della fine del IX secolo e appunto questa figura in particolare noi la ritroviamo a Montefrandone, la troviamo, adesso non vorrei dire del viaggio, mi pare a Porto dei Canati, scusate, ce ne sono un altro paio di esemplari comunque qui sulla costa martigiana, e poi ci sono alcuni esemplari a Nîmes. Le figure, e questo è sintomatico perché le figure ad occhiali sono diffusissime per tutto il bacino adriatico su entrambe le sponde, fino in tutta l'area ionica e mediterranea, addirittura fino in Sicilia. Sono un tipo estremamente diffuso che poi ritroviamo anche in Grecia in gran parte. Quindi trovandole in località anche molto distanti non significa automaticamente poter istituire un rapporto diretto tra le varie sponde, ma in questo caso ce lo permette. Sotto vedete una figura a quattro spirali, che sono appunto figure che si trovano solamente nell'Italia meridionale, sia sulla sponda adriatica che su quella ionica che su quella tirrenica. La figura a spirali alternate è un tipo che si trova sempre in Calabria, per esempio, e nel Salernitano, e poi la ritroviamo nel Ternano. Perché? Perché ogni volta questi materiali passano appunto per arrivare nell'Ascolano. In realtà non abbiamo l'impressione che facciano il giro lungo le coste, ma che passino da dentro attraverso l'Appennino. La piccola figura a sculetto è una figura che si chiama Roccella Ionica, e questo vi dice che si trova solo in Calabria e nel Salernitano. Quindi noi abbiamo un rapporto diretto che si istituisce tra l'Ascolano e la Teramano con il Salernitano, ma che passa, transita attraverso la penina. Manca appunto la diapositiva del corredo di Montefrandone che ho già citato, che era un corredo che ricorda da vicino questo corredo di Ancona, perché aveva lo stesso tipo di pettorale. Questo a doppia piastrina, che dovete immaginare le due piastrine collegate da quattro catenelle, scusate, e sotto una lunga scola di catenelle che finivano con dei pendaglietti triangolari. Quindi era un elemento lungo circa 35-40 cm in certi casi, di estremo sfarzo, anche perché sono completamente incisi con una decisione sottilissima tipica del IX secolo. La figura, come che vedete, la figura foliata con tutti gli anellini inseriti lungo il bordo, è un tipo che si ritrova, non ce l'abbiamo a Montefrandone, ma ce l'abbiamo nelle dirette vicinanze. La coppia di armille, erano due, quelle sotto che vedete le armille, erano il segno delle signore di alto grado del IX-VIII secolo, solo se ne trovano poche, anche perché si conservano male, ma solo in quelle tombe le troviamo. E quindi questa tomba rispetto a quella di Montefrandone
Strandone ci permettono di identificare il fatto che almeno da Ancona, ma dal nord di Ancona, anche se per esempio vi viene un altro petrolio di questo genere a Caravaggio Urbino, che praticamente tutto il Ticino, a livello di ceto emergente, a livello di ceto dominante, conosceva un tipo unitario di costume. Questo cosa che poi nel VII secolo si perderà completamente, perché dal VII e poi soprattutto nel VI secolo ogni zona avrà il suo abito specifico estremamente riconoscibile. Questo nella scuola non sarà estremamente vero, ma sarà vero in tutte le Marche. E sicuramente poi appunto col frazionamento anche sicuramente politico che avviene anche in quell'epoca. Qui vedete una vecchia diapositiva di Pavlovic in cui lui mette insieme tutti i pettorali a due piastrine fatti in modo diverso e vi dà la distribuzione che, come vedete, arriva con almeno due esemplari a Nin e all'interno della costa Zaratina. E poi, guarda caso, lui mette degli esemplari che stanno tra la Campania e la Basilicata. Non sono esattamente identici e probabilmente sono in parte conservati. Un elemento che insomma, ormai è diventato piuttosto evidente è l'abitudine di buona parte delle popolazioni ticene di identificare alcuni oggetti di vestiario come oggetti che in qualche modo identificano probabilmente l'etnos, anche proprio la eredità, il genos, insomma, e che quindi vengono conservati a lungo e vengono rideposti poi a un certo punto addirittura in famiglie intere in tombe più recenti, di un secolo o anche due rispetto alla loro cronologia originaria. Questo naturalmente ci complica parecchio le cose, però ci dà uno spiraglio nella comprensione di quello che doveva essere la struttura sociale dei Ticeni. Dunque, quello che non vi posso far vedere, almeno credo di infatti, è che la tomba di Monte Brandone era estremamente significativa perché, a differenza della tomba del Cardeto, che in realtà utilizza quasi tutti elementi abbastanza locali, comprendeva quella grande fibula a spirale che abbiamo visto prima, che già ci indicava di rapporti transadriatici. Comprendeva poi un tipo di fibula a coletti, una fibula sempre con la staffa a disco, tipicamente femminile, ma a coletti sull'arco, coletti di filo, che esiste addirittura in tre versioni. Ne esiste una versione che si trova nel bolognese, e i bolognesi erano milanoiani. Ne esiste un'altra versione che circola in tutta la costa tirrenica, ed è quella che sta a Monte Brandone. Ne esiste una versione, una variante, in due pezzi, che è stata realizzata direttamente in area transadriatica. Quindi è proprio uno degli elementi, come dire, che più facilmente possono farci capire quanto fossero stretti i rapporti tra le pulsioni adriatiche della costa dei Piceni e i loro rapporti viceversa con l'area tirrenica, che da quanto vi ho potuto vedere sono sempre strettamente interrelate. Tanto che secondo me si può parlare proprio di un ceto, di un'elite di tipo franco, che non è né vicena né transadriatica né istriana, ma che mette insieme tutte queste caratteristiche. Infatti, proprio partendo sempre da oggetti che io trovo nell'Ascolano, lo spillone è tipo Sirolo, uno spillone per cui per molti anni è stato proposto che ci fosse una predominanza culturale dell'Italia rispetto alla zona, chiamiamola Jugoslavia per capirci, perché apparentemente uno spillone di questo genere era la prima metà del IX secolo, la tomba Paglioni 52 di Sirolo, quindi più antico di tutti quelli che si trovavano sull'altra sponda asiatica. Questo era una ipotesi più che ragionevole quando è stata avanzata dal professor Peroni negli anni 70, solo che da quell'epoca in poi il nostro corredo di spittore di tipo Sirolo è aumentato di un'unica unità a Sirolo umana, una tomba scavata dal collega Andotti, mentre sull'altra sponda ne sono usciti fuori tanti. Rivedendo la tipologia è uscito fuori che in realtà bisogna dividere lo spillone di Cosidoro in almeno tre varietà e che quindi
le caratteristiche di lunghezza insomma, specifiche della forma dello spillone ci permettono di escludere che in realtà lo spillone della tomba 52 Quagliotti sia addirittura della prima metà del IX secolo. Qui anche qui non ho tutta la tomba Quagliotti 52, praticamente quello che vedete è il bitonico, questo, e la sua scodella. Fanno parte della tomba Quagliotti 52. Era una tomba a piena incinerazione, sepolta in un pozzetto con la risega, che è una cosa che si trova normalmente in Istria, con una con le caratteristiche del tutto particolari. Vedete che il cinerario oltre a uno spillone tipo Siroro c'era una cote. La cote è un elemento, come sapete, che serve per fare la lama, per fare, scusate, il taglio. Per ravvivare il taglio delle lame, e nei corelli piceni non è mai compresa, mentre è comune in area transadriatica e per esempio nell'area del Casinaz. Se ne trovano molte, tra VIII e VII secolo. Riguardando questa orla che era stata data come dire, quella più tipica di IX secolo, in realtà si vede che la decorazione è un tipo di decorazione che sia nominata nel porto centrale, questo qui, che in area istriana ritorna nell'VIII secolo, non nel IX, e questa forma molto espansa del vaso in realtà è una forma di VIII secolo, e quindi bisogna portare almeno alla fine del IX, ma io direi perlomeno all'inizio dell'VIII, la tomba Quagliotti 52. A questo si connette il fatto che era stato dato per scontato che le tombe a incinerazione nel Piceno fossero tutte di IX secolo, pur con qualche eccezione. Di fatto anche qui un'altra tomba molto significativa, la Lanzari 495 di Romana, ugualmente una tomba in incinerazione, si può appunto dimostrare che non è una tomba a incinerazione perché si inserisce in un costume proprio dei piceni del IX secolo, ma è una tomba a incinerazione perché si connette con usi transadriatici. In particolare, sia la forma di tutti i vasi, cioè soprattutto del sicurone e dei due spilloni, sia soprattutto quello che adesso non vi posso mostrare, il fatto che i due sicuroni erano in realtà deposti uno sopra l'altro, uno come coperta dell'altro. Questa è una cosa assolutamente particolare che non si trova mai in nessun altro posto che non sia appunto l'area transadriatica, a Smilia nella Libia. Ci provo, ma sono che sono da dire. Questi sono elementi che portano a pensare che appunto l'incinerazione sia un rito di elite connesso con questo centro che gestisce i transiti transapenninici e transadriatici e interadriatici. Allora, passando adesso alle spade ad Atene di Ancona, al momento del 1902-1907-1908 della loro scoperta si erano naturalmente stati subito colpiti dal fatto che le spade ad Atene erano tipiche dei milanoiani. Poi la cosa era stata come dire, abbandonata perché in realtà se ne erano trovate parecchie altre altrove e quindi non sembrava più significativa. Se però noi facciamo un confronto, vediamo quali sono le spade e facciamo un confronto della distribuzione, ci accorgiamo di alcune particolarità. Vedete, vi ho segnato i tipi sotto, Tarquinia, Fermo, tipo Vacca di Morro, tipo Cagliano, che però è una spada a pomo, e il tipo Westerlund, che però sta a Nîmes. Allora, nel Piceno noi abbiamo praticamente due tipi di spade ad antenne, molto lunghe, quelle tipo Tarquinia, e invece molto più corte quelle in generale, tipo Fermo e Rocca di Morro. Poi sulla tipologia c'è da dire, insomma, da fare alcune osservazioni che in questo momento non è possibile fare. È stato proposto da Tarinis che in realtà quelle più corte siano di VIII secolo. Queste ve le facevo vedere per avere un'idea di qual è la differenza, per dire.
Ecco, se guardate a questo punto la distribuzione, vedete che le spade di Ipocacquinia sono proprie dell'Etruria propria e arrivano fino in Veneto a Capotaglie. Chiaramente ci vanno per conto loro. Vedete però che le spade tipo Fermo e Rocca di Morro, che sono quelle gialle e rosse, passano lungo il bacino del Tevere, attraversano il bacino del Tevere e vanno direttamente nella zona adriatica. Se poi, oltre a la tipologia classica era stata fatta dal bianco per rosso, arrivano in Calabria, quindi vedete che ritornano quelle zone di cui abbiamo parlato prima. Invece di fermarci alla distribuzione, alla tipologia organizzata da Bianco Peroni, che la faceva a livello peninsulare, quindi naturalmente doveva avere un certo tipo di impostazione, ci concentriamo un po' di più su quello che vediamo delle nostre spade d'Ardenne, cioè che sono lunghe e folte. Vediamo che tutte quante le spade d'Ardenne corte o cortissime stanno in Piceno, a Terni e arrivano a Veglio. Arrivano anche nell'Italia meridionale, in Calabria, e poi ce n'è una unica ad est. Quindi, bene o male, lungo l'Adriatico. Tutte le altre spade sono spade lunghissime. Questo comporta, a mio parere, che non si può parlare solamente di una questione cronologica. Non è che tutte le spade che stanno in Adriatico sono di VIII secolo e tutte le altre sono di IX secolo. Certamente nelle spade lunghe, tipo Tarquinia, ci sarà anche un elemento cronologico di maggiore antichità. Ma non solo, è una questione funzionale. C'è una diversità di modo di affrontare il combattimento. Si passa da una spada, quella Tarquinia, che è una spada da fendente, a una spada che forse, non so bene perché non so le spade, ma ci dovrebbe essere una spada da punta. Ricordiamoci che tra l'altro successivamente le spade ad antenne nel Medio Adriatico verranno sostituite dai pugnali ad antenne, che sono tutta un'altra cosa, ma che sono molto corti per l'appunto. Quindi è un tipo di combattimento diverso, che corrisponde evidentemente a un costume diverso, che corrisponde in qualche modo, non dico proprio a un etnos, ma certo a quella che noi chiamiamo una fascia, una cultura. E allora questo elemento, a mio parere, può essere risultato molto significativo per indicarci che ancora, che la presenza ancora di queste spade ad antenne, di cui tra l'altro almeno una è del tipo comunque Tarquinia, comporta, a mio parere, una presenza anche forse di un individuo di origine tirrenica o comunque di scambi diretti col Tirreno, ma scambi che sono venuti sempre tramite, a quanto pare, la parte meridionale del Tirreno, perché naturalmente sembra che questi scambi vengano mediati grosso modo dalla zona di Veglio e dal Tirreno, come per la Scolana. Questo nel IX-VIII secolo. È chiaro che questa è una situazione che poi cambierà completamente, perché successivamente ci saranno ancora una disparità di rapporti con il Tirreno, per cui l'Ascolano dipenderà sempre dal Lazio meridionale essenzialmente, mentre tutto il mare centro-settentrionale avranno dei rapporti privilegiati e molto floridi con l'Etruria diretta tramite, insomma, le valli che conosciamo, naturalmente tutte le necropoli orientalizzanti che, guarda caso, noi nell'Ascolano non troviamo. Grazie.